scritto un ragazzo in un commento in un nostro, non so se era un post di Facebook, mi sembra di sì, che mi abbia detto della pagina Facebook, in cui c'era, vabbè, comunque c'era il nostro video in cui pubblichiamo come al solito le informazioni che servono all'elettricista per migliorare, per poter fare al meglio il suo lavoro, per poter essere percepito diversamente dal cliente finale, in modo che possa fare impianti perfettamente a regola data, eccetera, 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 cioè, lo scopo della nostra vita, no? Quello di divulgare informazioni, e questo qui ci dice: no, ma perché dite queste cose? Che poi dopo i dopolavoristi le vedono, no? E allora, anziché fare le cose fatte male, vedono il vostro video, dopo le fanno bene, ci rubano il lavoro. Io, basito, non so cosa dire, cioè, quindi noi non dovremmo divulgare le informazioni basilari, ovviamente minime, indispensabili, che dovrebbero già sapere tutti gli elettricisti, perché altrimenti ci sono i dopolavoristi che vedono queste cose. A me sembra di sognare, c'è cioè un discorso così, non sta né in cielo né in terra, veramente. Cioè, sembra ridicolo per il fatto che un elettricista serio, preparato, professionista, non può aver paura del lobbista. Cioè, se l'elettricista ha paura del lobbista, del dopolavorista, il problema non è il lobbista, non è il dopolavorista, il problema sei tu che hai paura di questa gente che ti porti via il lavoro, perché non riesci a farti percepire come il professionista della situazione. C'è poco da fare, devi metterti in testa questa cosa. Per fortuna, oltre a questi contenuti gratuiti, semplici e intuitivi che divulghiamo, ne divulghiamo anche altri a pagamento che però ti possono davvero dare una mano a portare la tua professionalità al livello successivo. Quindi, se vuoi fare il passo di qualità, inizia con l'andare su www.professionistaelettrico.it e guardare un po' di robe, ok? Oltre ai contenuti gratuiti che sono anche lì, troverai dei corsi a pagamento che però sono un investimento per la tua formazione. Se poi non li vuoi fare, non c'è problema. Se li vuoi fare, sai che sono lì e sono a disposizione per te e per qualunque elettricista che vuole fare meglio. Di sicuro non li mettiamo a disposizione per i dopolavoristi. È ovvio che sarà fatica fare in modo che il dopolavorista non veda il video che divulghiamo, o addirittura che smettiamo di divulgare video per la paura che li vedano i dopolavoristi. Cioè, non ha neanche senso. Ok, www.professionistaelettrico.it. Ciao.